Salve ragazzi e bentornati sul canale. Uno dei problemi più comuni nel lavorare in gruppo è condividere come si deve documenti. A seconda dei software utilizzati dai vari utenti, potremmo andare incontro a problemi di compatibilità che potrebbero rallentare il nostro lavoro. Non è un caso, infatti, che in molti preferiscano lavorare con il formato file PDF, essendo facilmente condivisibile. Ma come si crea un documento PDF? In questo video vi mostreremo come creare documenti PDF rapidamente e con facilità utilizzando un software dedicato chiamato PDF Element di Wondershare. Parliamo di un programma disponibile sulle piattaforme Windows, Mac, iOS e Android che consente di eseguire rapide creazioni, modifiche e conversioni di documenti in PDF. Ricordo che il programma, per il quale potrete trovare in descrizione i link di download, è offerto in due versioni, una gratuita e una pro. Quest'ultima ovviamente offre alcune funzionalità aggiuntive non disponibili nella versione base. Prima di continuare lasciate un mi piace al video ed iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri tutorial. Cominciamo! Parte 1. Creare documenti PDF partendo da Microsoft Office. I pacchetti Office sono senza alcun dubbio i più utilizzati per la creazione di documenti. A seconda della mansione che ci spetta, potremmo essere chiamati a lavorare con Word nel caso della creazione per esempio di volantini, mentre con Excel se dobbiamo ordinare grandi quantità di dati numerici. Ma è anche vero che molti di questi documenti prima o poi andranno condivisi e quindi la compatibilità da un computer all'altro potrebbe essere un problema. Con PDF Element i file Microsoft possono essere convertiti in PDF con semplicità in modo da essere condivisi senza problemi. Vediamo quindi come muoverci. Questo è un file Word che noi andremo a convertire in file PDF. Quindi apriamo PDF Element, selezioniamo la voce Creare PDF qui in basso. Quindi scegliamo da file oppure PDF vuoto. Facciamo clic su PDF vuoto e nella schermata Converti andiamo a selezionare Creare PDF. Qui scegliamo da file e importiamo il nostro documento Word. Facciamo clic su Apri. In questo momento il programma sta creando un PDF, la copia del documento Word ma in versione PDF. Ci vorrà un po' di tempo. Ecco, questo è il nostro PDF. Ora, per andare a confermare le modifiche, dobbiamo cliccare su File e salvare il documento con nome. Quindi facciamo clic su Salva con nome, selezioniamo la cartella in cui vogliamo salvare il nostro PDF e facciamo la rinominazione del file. Accertiamoci che il documento venga salvato come PDF. Parte 2. Creare documenti PDF partendo dagli appunti. A volte le informazioni che dobbiamo inserire, per esempio in documenti per clienti o fornitori, potrebbero essere salvate negli appunti. Con PDF Element è possibile convertire gli appunti in file PDF per accelerare il nostro lavoro e curarlo nel dettaglio. Ecco come agire. Per creare un PDF degli appunti dobbiamo andare a selezionare del testo, semplicemente selezionandolo col cursore del mouse, cliccando con il tasto destro e scegliendo Copia. Ora questo testo, che non possiamo vedere attualmente, è salvato negli appunti del nostro computer. Quindi apriamo PDF Element, selezioniamo Creare PDF e scegliamo PDF vuoto. Clicchiamo su Converti, clicchiamo su Creare PDF e selezioniamo Dagli appunti. Automaticamente PDF Element incollerà i nostri appunti, quindi quello che abbiamo realizzato col copia, all'interno del documento e possiamo andare a modificare il nostro PDF. Quindi andiamo a selezionare il nostro testo, aggiungiamo il carattere che preferiamo e tutte le proprietà che desideriamo. Una volta terminato, andiamo a cliccare su File, Salva con nome, accertiamoci che sia in formato PDF e facciamo clic su Salva. Parte 3. Creare documenti PDF partendo da immagini. Con PDF Element possiamo usare la funzione OCR, Optical Character Recognition, per acquisire un'immagine di un documento cartaceo. Vediamo come. Per convertire un file PDF da un'immagine possiamo utilizzare due metodi. Il primo è creare un PDF e scegliere vuoto, poi cliccare su Converti, selezionare Creare PDF e scegliere da scanner. Da questa schermata selezioniamo uno scanner, attiviamo il riconoscimento OCR e premiamo Scansiona.
La stessa cosa possiamo fare in questo modo. Possiamo importare una fotografia e cliccare su Crea come nuovo file PDF. Diminuiamo lo zoom e scegliamo Esegui OCR. Decidiamo se vogliamo lo scansione in testo modificabile o ricercabile. Scegliamo la lingua e l'intervallo di pagine. Facciamo clic su Applica. Attendiamo quindi che il programma riconosca i caratteri all'interno del nostro PDF. Ora possiamo salvare il nostro PDF tramite l'opzione File. Salva con nome PDF. Parte 4. Creare documenti PDF da una funzione di stampa. Nel caso in cui fossimo interessati a scaricare intere pagine da internet per condividerle, attraverso la funzione di stampa è possibile utilizzare Wondershare PDF Element per convertire le pagine web in documenti PDF e scaricarli. Ecco i passaggi da seguire. Possiamo creare un PDF anche grazie all'opzione stampa. Quindi apriamo un file Word, ad esempio. Facciamo clic su File, selezioniamo Stampa, e da questo menu selezioniamo Wondershare PDF Element come fosse una vera stampante. Quindi facciamo clic su Stampa. In realtà non abbiamo stampato, ma abbiamo creato il nostro file PDF tramite questa procedura. Quindi possiamo andare a salvare e modificare il PDF col nome che desideriamo. Il video termina qui, spero vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Prima di lasciarci, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri contenuti. Alla prossima!